Giulia Sarti, voi avete fatto una battaglia forte nei confronti del Presidente della Repubblica, avete chiesto l'impeachment e Prodi era uno dei candidati possibili vostri alla Presidenza della Repubblica. Qual è lo scenario nelle prossime settimane o mesi? Cioè di cambio anche del Presidente della Repubblica? Magari, magari Porro. Noi le dimissioni di Napolitano le chiediamo da tempo e il fatto di aver sollevato, insomma, la messa in stato d'accusa nei suoi confronti, direi che sono ben chiare, insomma, le motivazioni che ci hanno spinto a farlo. Io ancora, se mai avessi l'occasione, incontrerei Napolitano giusto per chiedergli che cosa si diceva 2 anni fa al telefono con Mancino e come ha potuto interferire così tanto nella indagine della Procura di Palermo sulla tratta di Gabanelli. Era stata mafia, la candidereste a parte questi ancora? Aspetti, a parte questi aspetti, ricordiamo che Prodi ovviamente è stato impallinato dal PD l'anno scorso, non di certo da noi. Noi semplicemente vorremmo una persona onesta, una persona che sia davvero garante della Costituzione. La Gabanelli va bene ancora? La Gabanelli va bene? Chi vi ha preso? No, per capire, preso? No, per capire, per capire. No, scusate, non... Scusi, Sarti, il tema era di domanda evidentemente un po' polemica, no, che viene dall'area sinistra di virus, ci contagia con la seguente domanda. La Gabanelli sarebbe o Rodotà. Sì, ma io la Gabanelli era arrivata prima. Signori, noi abbiamo fatto qualcosa che non era mai stato fatto prima. Certo, ma infatti era giusto, infatti le sto chiedendo se come penso io. Abbiamo dato la possibilità ai cittadini esatto, di ma poter indicare con la loro preferenza. Ma lei perché polemica prima di che serva? Io che ero uno favorevole alla Gabanelli, ero l'unico che diceva che sarebbe stato un ottimo Presidente della Repubblica, le sto chiedendo se ancora le andrebbe bene come candidato o no. Sgarbi, stia fermo. Sgarbi è là, non lo riprendete, non lo riprendete. Perché non risponde? Sgarbi non è accettabile in questa parte del programma. C'hai il Caravaggio tra no, poco. No, vorrei ricordare, a proposito delle cose che si sentono, che Napolitano non può essere accusato di cose insensate. In compenso, il capo di questa signora è un assassino condannato. Sgarbi lo sapevo che doveva intervenire. Sì, Sgarbi farebbe bene a tacere e a non interrompere le persone che Vittorio stanno parlando. Vittorio? Parli del suo assassino. Vittorio? Lei dipende da un pregiudicato assassino. Si ricordi le sue 2 condanne e se vuole tiriamo fuori Giulia, i nostri precedenti di 6 anni fa. Pensi alle sue. Io non ne ho di condanne, Vittorio, Sgarbi, e nessuno di me dei parlamentari del Movimento 5 Stelle ne ha. A quello del suo capo. Mi devo mettere in mezzo. L'assassino di Grillo. Io non ho capi, al contrario di lei, che ne ha avuti anche diversi durante la sua lunga carriera. Giulia, non ho capi politici. Sono indipendente. Basta microfono. Vittorio, lo sai che noi abbiamo una abbiamo una bellissima intesa che parliamo di quadri di bellezza italiana. La prego, Giulia. Scusi, Giulia? Però a me dispiace, insomma, partecipare a questo teatrino, sentire le scemenze sfornate da un pregiudicato. Giulia, mi scusi. Ritorniamo sui binari della discussione. Tornando a noi, le dicevo che non sono io ovviamente che devo decidere o indicare se preferisco Milena Gabanelli o Stefano Rodotà alla presidenza della Repubblica di questo Paese. Ovviamente noi faremo delle consultazioni vere, se mai ci sarà la possibilità di una nuova elezione del Presidente della Repubblica. Voglio però rimarcare il fatto che Napolitano in tutti questi anni, 7 anni precedenti, l'ottavo questo, non ha svolto un ruolo di garanzia, non è stato il Presidente della Repubblica, è stato un monarca, è stato un uomo che ha interferito con tutti e 3 i poteri, Parlamento, Governo e Magistratura, quando non doveva permettersi di farlo. Ha chiamato raccolti i partiti della maggioranza per discutere di legge elettorale, ha firmato leggi obbrobriose come il lodo Alfano senza rimandarle indietro. Proprio l'altro giorno dichiarava la parola è al PD. Cioè il Presidente della Repubblica, invece di indire delle consultazioni vere, si piega al volere di un partito
perché senza il premio di maggioranza primo, datogli da una legge incostituzionale non sarebbe neanche il primo partito del paese. Le posso quindi fare di cosa stiamo parlando? Io non voglio le posso fare solo una domanda. Signori, dobbiamo mettere un po' d'ordine. Sì, Ronzulli, io concludo, io avevo fatto la domanda solo per sapere una sua opinione, perché io invece ritenevo che fosse un'ottima idea quella che avevano avuto l'altra volta, che poi è stata bocciata, ma mi sembra che abbia una strana idea della Costituzione, perché dice che bisogna rispettarla e poi quando viene rispettata, con tutte le difficoltà che comporta e le lentezze che comporta e questo macchinoso meccanismo che comporta, che è l'ultima cosa che volevamo, no, quando la rispettano dice che è un golpe. Quindi secondo me l'ha letta al contrario. Cioè, nel senso che la Costituzione, che tutti vorremmo dicesse che non serve fare sta pantomima, che Napolitano non deve intervenire ogni momento su tutto, che non serve fare la fila per andare da lui, lo dice, tocca farlo, quello non le va bene, quello è un golpe. Mentre cambiare, andare e fare tutto come la Costituzione non dice, quello è ascoltare il popolo. Cioè, o la cambia o la rilegge. O la cambia o la rilegge. Un'ultima battuta alla Sarti e poi dobbiamo fare il nostro, dobbiamo riportarci sui numeri. Giulia, aspetti. Prego, un'ultima sua battuta, poi dobbiamo fare un'altra importante pagina della nostra trasmissione. Ah, proprio sta aspettando completamente. No, volevo capire se c'era una domanda, ma in ogni caso... La posizione è molto chiara, la vostra posizione sul Presidente della Repubblica è molto chiara, Cerno ha fatto le sue obiezioni, io vedo che c'è Ruggeri che vorrebbe la parola, gliela do tra pochissimo perché devo verificare subito con Alexis una questione di questa settimana, il nostro fact-checking. Io le dico soltanto, Porro, che ovviamente prego, se ci sarà la possibilità faremo delle nuove consultazioni. Che cosa dice? Non ho sentito l'ultimo... Che faremo delle nuove consultazioni se ci sarà la possibilità di scegliere nuovamente una persona alla Presidenza della Repubblica. La Costituzione dice che deve aspettare che si dimetta quello che c'è, visto che la dobbiamo rispettare. Certamente, prima di fare le consultazioni aspetti che questo signore decida che cosa fare, perché sennò veramente la rispetta quando comoda lei.